non mi riferisco solamente a Palazzo San Giacomo, ma anche Via Verdi, quindi è oltre che le municipalità, è davvero un ringraziamento sentito e adesso vi illustro perché. Però il secondo ringraziamento lo voglio fare al Consiglio Comunale. Ovviamente, in particolare lo voglio fare alla nostra maggioranza che ha mostrato concretezza, coesione, compattezza e grande spirito di squadra. Ma un ringraziamento mi sento di farlo anche all'opposizione perché ha mantenuto oggi in Consiglio Comunale importante per la città un elemento di costruttività e di correttezza. Quindi credo che sia stata scritta una pagina importante per la città. La brevissima considerazione che mi porta al ringraziamento è che noi abbiamo vissuto parecchi momenti difficili in questi anni, però non dico il più difficile, no, perché ne abbiamo avuto sicuramente un altro più difficile, ma a settembre in particolare, dopo la decisione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, credo che abbiamo vissuto uno dei momenti più difficili, perché insomma l'immagine che ne veniva fuori col diktat istituzionale di dover fare un piano entro il 30 novembre, in cui veniva scritto in modo assolutamente inappropriato per quanto mi riguarda, che c'era ultroneo, ecco, mettiamolo così, ultroneo, che pena se non ce l'avessimo fatta lo scioglimento del Consiglio Comunale con il blocco della spesa, e sinceramente a una grande città d'Italia, una città come dire come Napoli, in predissesto, con tutte le cose che sappiamo, insomma c'erano tutte le condizioni per dire voi non siete in grado, ormai avete fatto delle acrobazie istituzionali, siete stati particolarmente abili sul piano politico, avete finanche riscattato sotto molti aspetti la città nonostante tutto, adesso vi stiamo dando 60 giorni per portare via tutto e sgomberare, cioè di fatto era uno sgombero istituzionale. E devo dire che anche all'interno di Palazzo San Giacomo il clima che si respirava era che questa volta ad impossibili anemo tenetur, cioè le condizioni istituzionali, il quadro finanziario, il quadro generale non consentiva questa volta di raggiungere l'obiettivo. Io lo voglio dire molto chiaramente, alcuni lo sanno perché ne abbiamo parlato, però forse non lo sa tutta la città, qua siamo nell'aula del popolo, nel senso nell'aula dei rappresentanti del popolo, quindi io mi sento di questa fotografia oggi di poterla dare anche qui. Il quadro era: questa volta ce la metteremo tutta, perché comunque siamo tutti servitori dello Stato, ma sarà un lavoro inutile perché questa volta non ce la si farà. Quindi l'ha detto anche Enrico Panini, che voglio molto ringraziare, perché oggi ha tenuto, diciamo, per tutta il pomeriggio, facendo un grande lavoro. Quindi l'ha detto, ovviamente insieme alla Giunta, però voglio dire, questo lavoro se l'è caricato molto lui, l'ha detto stamattina in modo sintetico, ci ritorno io, non sarò lungo, ma proprio la fotografia di quei giorni, ci siamo dati tre obiettivi. Il primo obiettivo, che il ricorso si doveva fare. Detta così, dice, vabbè, ma il ricorso non si dica a nessuno, come qualche volta noi scherziamo, diciamo l'ordine del giorno, non si dica a nessuno, ma non è proprio così, perché l'avvocatura all'inizio, che voglio ringraziare per il risultato enorme che ha ottenuto, l'avvocatura all'inizio era molto cauta, era molto scettica finanche, addirittura se fare il ricorso, perché era talmente complicato vincerlo che poteva essere controproducente farlo e ottenere una pronuncia dalle sezioni unite negativa. Quindi un lavoro giuridico, faticoso, serate, nottate, incontri. Quindi il primo tema, ricorso. Secondo, siccome il ricorso si fa, ma non si sa se si vince, e la decisione del ricorso è il 21 novembre, a pochi giorni, sapete bene che noi l'abbiamo fatto, ma nella nostra testa il ricorso l'abbiamo archiviato. Cioè abbiamo incominciato a lavorare come se il ricorso non ci fosse stato. Il secondo tema era, qualcuno diceva, siccome non ce la faremo, l'unica partita che uno si può giocare è chiedere l'aiuto, no? Oggi è stato più volte evocata la funzione salvifica del governo e del Parlamento, che noi ringraziamo sempre quando c'è un'attenzione per Napoli, però qua almeno ce lo possiamo dire, qualche attenzione l'abbiamo avuta, ma di fatto e per diritto ce la siamo sempre conquistate noi le varie vittorie. Quindi una cosa che si era stata detta, bene sindaco, mettiti in movimento, cerca un attimo di attivare i canali politici e istituzionali, perché se non arriva questa volta un provvedimento davvero serio, significativo, forte e concreto entro il 30 novembre, noi ce ne dobbiamo andare, e quindi crolla tutta l'impalcatura che ci siamo fatti. Questo lavoro l'ho cominciato a fare, sempre però nella convinzione, ve lo voglio dire molto chiaramente, che per me esisteva solo la terza opzione. Al di là di quello che mi veniva detto e ci veniva detto
noi comunque, se non si vince il ricorso e se non interviene la politica nazionale, noi perdiamo. Io queste due cose ho detto, questi sono, come diciamo, li dobbiamo considerare come i regali di Babbo Natale, cioè che se arrivano noi siamo contenti, ma se non arrivano noi dobbiamo vivere lo stesso. E quindi il mandato che è stato dato forte da parte mia a tutta la catena, dal direttore generale alla giunta, al ragioniere, ai dirigenti, noi dobbiamo provare a mettercela tutta per salvarci comunque. Bene, io vi voglio dire che il lavoro che è stato fatto, lo è stato anche descritto in questi giorni, ma il lavoro che è stato fatto in questi tre mesi, meno, in questi due mesi e qualcosa praticamente, è stato un lavoro incredibile, di cui io personalmente, ve lo devo dire con molta sincerità, so che non può interessare ai più, vado profondamente orgoglioso di essere il capo dell'amministrazione, cioè il capo politico di questa amministrazione, che è stato in grado in due mesi, indipendentemente dal ricorso e indipendentemente da qualsiasi intervento del governo, di portare un risultato senza precedenti per la città di Napoli. Lo so che l'opposizione ha usato parole inaccettabili, perché ha parlato di scempio, di vergogna, tutte cose, facessero quello che vogliono, segnalassero a chi volessero, no, tanto noi siamo ipersegnalati, ipercontrollati, il mio numero lo tengono tutti, dalla polizia giudiziaria, i servizi segreti, tutti, quindi controllateci pure i calzini e finanche le mutande, troverete semplicemente gente che fatica dalla mattina, pomeriggio, sera e notte, nell'interesse della città. E mentre noi votiamo 32 milioni in città metropolitana per il bene della città, c'è il rappresentante del Movimento 5 Stelle che ha finanche votato contro, dove abbiamo votato per spazzatrici, piantumazioni di alberi, raccolta differenziata e quant'altro. Poi mi chiedo se è questa l'opposizione che serve alla città. Quindi è stato fatto un lavoro enorme, ancora una volta ci siamo salvati, abbiamo messo in sicurezza la città da soli, abbiamo finanche vinto il ricorso, dimostrando che quella decisione della sezione regionale era una decisione istituzionalmente pericolosa e inaccettabile, perché è arrivata a un filo dal baratro per la nostra città, di cui si sarebbero assunti una responsabilità, perché noi avremmo potuto non reggere in questi tre mesi. E se non avessimo retto in questi tre mesi, col blocco della spesa, che finanche si metteva in discussione se io potessi partecipare a una riunione verso il governo nazionale, perché potevo andare o non potevo andare, come missione, per dirgli il paradosso di tutto questo, poi avremmo vinto il ricorso e chi ci avrebbe risarcito da un punto di vista politico e istituzionale tutto questo? Quindi ci hanno messo un'altra volta alla prova per l'ennesima volta, e abbiamo non solo salvato con le nostre forze la città, abbiamo vinto il ricorso, e sono anche convinto che nella legge di bilancio, grazie alla credibilità di questa città, grazie alla forza di questa città, grazie alla capacità del popolo napoletano di essere paziente di fronte alle sofferenze, ma attivo nel riscatto della città, noi avremo anche delle soddisfazioni da qui a qualche giorno da parte del Parlamento e del Governo, perché poi c'è anche chi sa distinguere tra la strumentalità politica, perché deve far vedere che esiste, perché dice sempre no, e invece c'è anche chi è avversario politico, ma sa essere corretto sul piano della cooperazione istituzionale. Quindi oggi sono particolarmente contento e voglio ringraziare la mia maggioranza, di cui vado fiero e di cui sono orgoglioso. Grazie a tutti.